Giovedì 10 gennaio alle 12 presso il rettorato dell'Università dell'Aquila, riaperto da poco nella sede del prestigioso Palazzo Camponeschi, avverrà la cerimonia di acquisizione da parte dell'Ateneo del quadro dipinto dal maestro Angelo Volpe intitolato Davanti al mare. L'opera prende spunto da una canzone scritta dal professor Massimo Gallucci, prematuramente scomparso nel maggio del 2015. Un'iniziativa di grande valore umano e artistico che rappresenta l'atto conclusivo delle iniziative che l'Associazione Culturale Teatro Immagine, in collaborazione con il Distretto 19 del Rotary International Club, Associazione Italiana di Neuroradiologia, Società Italiana di Radiologia Medica e l'Associazione Culturale Dietro le Quinte, ha organizzato per ricordare la figura di Massimo Gallucci. Il 15 giugno del 2017, presso il ridotto del Teatro Comunale, è avvenuta la presentazione del quadro da parte dell'autore, Angelo Volpe, che con grande generosità e profonda umanità lo ha successivamente messo a disposizione degli organizzatori. I proventi della sottoscrizione organizzata dall'ospedale San Salvatore sono stati messi a disposizione del comune di Amatrice come contributo alla ricostruzione del Cinema Paradiso. In tal modo, con la grande disponibilità dimostrata dal maestro e la generosa partecipazione del personale ospedaliero universitario della ASL, nella rinnovata sede del rettorato dell'Ateneo potrà essere collocato il quadro per ricordare Massimo Gallucci.